Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e console mai uscite. Quello di oggi sarà un Poro Talk ricchissimo perché cercherò di rispondere a una domanda che ciclicamente mi viene rivolta, in particolare quando ci si affaccia su un nuovo anno. Ha senso comprare Nintendo Switch, in questo caso nel 2023? Ecco, per cercare una risposta possiamo agganciarci a un rumor uscito proprio ieri su Switch Pro, ma fate attenzione perché si tratta di una cosa mai vista prima, un rumor al contrario, una cosa pazzesca. Ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto, sia chiaro, 30.000 poracci è solo l'inizio e Switch Pro o non Switch Pro dovete aiutarmi a raggiungere l'obiettivo dei 40.000 il prima possibile. Conto su di voi. Ma allora, perché questa domanda, se vale la pena comprare Nintendo Switch nel 2023, viene in mente un po' a tutti e c'è sempre, ogni anno, una sorta di blocco psicologico che spinge a rimandare il più possibile l'acquisto di una console Nintendo? Beh, ci sono due motivi principali, uno storico e l'altro un pochino più pratico. Da una parte c'è Nintendo, che è famosa per puntare parecchio sulle revisioni degli hardware, in particolare per quanto riguarda le console portatili. Pensate solo a quante revisioni di Game Boy, Nintendo DS e 3DS sono state pubblicate nel corso degli anni. La grande N ha la tendenza ad allungare quanto più possibile il ciclo vitale di una console di successo, riproponendo a intervalli più o meno regolari sempre lo stesso hardware ma con qualche miglioria. E con Switch la situazione non è che è andata poi tanto diversamente fino ad ora. Abbiamo avuto la Lite a poco più di 2 anni dalla commercializzazione del modello base e esattamente 24 mesi dopo abbiamo messo le mani sulla OLED. Il tutto senza un reale preavviso o qualche segnale esplicito da parte di Nintendo che l'azienda fosse in procinto di lanciare una nuova versione di Switch, ma diciamocelo chiaramente, come atteggiamento è anche comprensibile. E dall'altra poi c'è invece un motivo pratico, stiamo infatti entrando nel 6° anno di commercializzazione di Nintendo Switch, un hardware sì rivoluzionario ma che ormai mostra tutti i segni del tempo. I giochi di terze parti, quando arrivano, lo fanno in netto ritardo e con degli evidenti compromessi per quanto riguarda la qualità tecnica. E per quanto possano essere ritenuti miracolosi questi porting, è chiaro che prediligere la portabilità significa chiudere un occhio, ma anche un occhio e mezzo, di fronte alla qualità complessiva. A maggior ragione se pensiamo che gli altri grandi attori del mercato stanno progressivamente abbandonando l'approccio cross-gen e iniziano a proliferare sempre di più le esclusive current-gen, lasciando così per strada gli utenti PlayStation 4 e Xbox One, la domanda sorge quasi spontanea: ma quanto può continuare Nintendo a fare affidamento su Nintendo Switch? E non vanno neanche messe da parte le esclusive per Nintendo Switch, che per la prima volta iniziano a mostrare il fianco a degli evidenti compromessi tecnici. L'episodio più recente, anche quello più lampante, è Bayonetta 3. Ed è qui che si innesta il dubbio più atroce di tutti. Ma se compro Nintendo Switch e il giorno dopo la grande N annuncia una nuova console, ho buttato i miei soldi? Ecco, secondo me, guardate, la risposta è molto semplice, perché qualsiasi cosa accada nei prossimi 12 mesi, Nintendo non abbandonerà mai il supporto a una delle console più vendute di sempre, quindi sì, compratela senza problemi. Però agganciamoci proprio al rumor che ieri ha scatenato il panico più totale. Durante l'appuntamento settimanale con il podcast di Digital Foundry, il canale che produce alcune delle migliori analisi tecniche del mondo dei videogiochi, uno dei redattori ha sganciato la bomba sotto forma di rumor e vi traduco al volo quello che ha detto. Vi lascio comunque in descrizione il link a tutto quanto il podcast che è stato pubblicato. Credo che a un certo punto, da quello che ho capito parlando con differenti sviluppatori, è che internamente a Nintendo si stesse lavorando a un qualche tipo di aggiornamento mid-gen, ma questo progetto sembra non esistere più. E per questo è abbastanza chiaro che qualsiasi cosa faranno nel futuro si tratterà di un'effettiva next-gen e non credo che questo accadrà nel 2023. E anzi, credo che la stessa Nintendo sia probabilmente molto nervosa riguardo questa transizione. Perché dai, siamo onesti, i loro ultimi passaggi generazionali
non sono andati affatto bene. Attenzione, perché qui si mischiano molte opinioni personali a delle voci di corridoio che sembrano essersi originate in degli ambienti molto vicini a Nintendo. Però ne esce fuori un quadro complessivo dove il 2023 sarà un anno molto statico per quanto riguarda le console Nintendo. E quando poi nel 2024 si inizierà a parlare della prossima piattaforma Nintendo, beh, questa sarà next gen a tutti gli effetti, sarà il successore di Nintendo Switch e non una via di mezzo pensata per allungare ancora di più il brodo di Nintendo Switch o il ciclo vitale. E qui si entra nel campo delle previsioni e delle opinioni personali, però se devo dire la mia, questo scenario lo ritengo abbastanza credibile. Probabilmente la OLED è stata la pro che non abbiamo mai avuto e ci sono stati diversi fattori, tra tutti la pandemia e i disagi che si porta appresso, che hanno fatto sì che Nintendo cambiasse in corso d'opera il suo progetto e alla fine proponesse un nuovo hardware che in realtà non è affatto una revisione mid-gen, ma è semplicemente un piccolo upgrade marginale a quella che rimane sostanzialmente sempre la stessa identica console. E a questo punto, alle porte del 2023, credo anche io che il treno per una Switch Pro sia effettivamente saltato. Credo però, a differenza di Digital Foundry, che verso la fine del 2023 Nintendo potrebbe decidere di iniziare a introdurre il suo pubblico alla sua prossima generazione di console, non pubblicando un nuovo hardware, ma semplicemente alzando il sipario su quella che sarà un'ipotetica Switch 2. Ma se il problema è aspettare o meno per acquistare una Switch oggi, cerchiamo di analizzare tutti gli scenari possibili partendo proprio da questa prospettiva ipotizzata da Digital Foundry. Comprare Switch nel 2023 significa portarsi a casa, sì, un hardware datato, vecchio quanto vi pare, ma al tempo stesso significa anche portarsi a casa un catalogo sconfinato che si porta appresso 5 anni di capolavori e che quest'anno accoglierà in esclusiva uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi, Tears of the Kingdom. Non essendoci una Pro all'orizzonte, aspettare la nuova console potrebbe essere un'alternativa, ma potrebbe trattarsi di un'attesa molto lunga, anche più di un anno, e forse non così necessaria. Perché se è la next gen a spaventarvi, bisogna prendere in considerazione un fattore importantissimo. Nintendo nel corso degli ultimi anni ha più volte dichiarato che ad oggi il suo obiettivo principale è quello di fidelizzare gli utenti ancorandoli al concetto di Nintendo Account, ovvero un principio su cui le rivali hanno già consolidato la loro forza da parecchio tempo. E per non tagliare fuori gli utenti tra un passaggio generazionale e l'altro, c'è bisogno di garantire una continuità sia tra gli store digitali sia tra i vari hardware. È vero, si tratta di una continuità che non c'è stata tra Wii U e Switch, ma con Wii U la base installata era così microscopica che Nintendo poteva permettersi il rischio di ripartire da zero. Ma oggi, con oltre 114 milioni di console vendute, state sicuri che Nintendo non si perderà per strada questa base installata gigantesca, perché l'obiettivo è proprio quello di assicurarsi che gran parte di questi utenti continui ad effettuare gli acquisti anche sulle nuove piattaforme. Quindi, per quanto Nintendo potrà decidere di proporre una nuova console rivoluzionaria e che non necessariamente baserà il perno dell'esperienza videoludica attorno al concetto di console ibrida, state pur certo sicuri che implementerà in qualche modo una retrocompatibilità tra Switch e quello che verrà dopo. Poi, per carità, Nintendo è sempre Nintendo e molto spesso è imprevedibile con le sue mosse, ma non sfruttare il successo di Switch per dare una spinta iniziale a Switch 2 o qualunque sarà il nome della console sarebbe una mossa troppo azzardata anche per la casa di Kyoto. Quindi, nel caso i rumor messi in circolo da Digital Foundry si rivelassero non veritieri, ma stiamo parlando comunque di una fonte abbastanza autorevole nel suo campo, a quel punto il vostro più grande rischio sarebbe quello di entrare all'interno dell'ecosistema di una console a pochi mesi dalla commercializzazione o di una nuova versione Pro, ma a quel punto sarebbe retrocompatibile al 99,9%, o di un nuovo hardware a tutto tondo, ma che, come abbiamo appena detto, dovrebbe posizionarsi in netta continuità con la famiglia degli hardware Switch. E a quel punto poi sarebbe a voi decidere se fare il classico passaggio di rito, dando indietro il vecchio hardware per passare a quello nuovo, valutando se effettivamente delle performance leggermente migliorate valgono il sovrapprezzo, oppure se effettivamente c'è bisogno di effettuare con molta fretta il passaggio a una nuova generazione di console,
Ma come la Next Gen ci ha insegnato negli ultimi anni, non è che poi ci sia tutta questa fretta di ricercare il nuovo, soprattutto poi quando la retrocompatibilità diventa un punto di forza su cui viene spinta tutta la nuova generazione di console. Però se proprio volete essere sicuri al 100% e volete avere una visione un po' più chiara di quello che succederà i prossimi mesi su console ibrida, vi consiglio di aspettare ancora un pochino, magari il Nintendo Direct che solitamente si svolge a febbraio. Questo appuntamento sarà importantissimo per capire come Nintendo deciderà di gestire i mesi pre-lancio di Tears of the Kingdom e chissà, proprio in questa occasione potrebbe essere annunciata una console dedicata all'uscita di questo atteso titolo, che magari poi non sarà una Pro, non sarà una Switch 2, ma si tratterà semplicemente di una Switch in edizione limitata. Però ecco, maggio sarà un grande spartiacque per il ciclo vitale di Switch e da febbraio inizieremo a avere una visione molto più ampia e chiara di come Nintendo deciderà di muoversi nel corso di tutto il 2023. Quindi, se avete tenuto duro fino adesso, beh, poracci, cercate di resistere ancora un pochino. Però credetemi, è più o meno dal 2017 che tutti sono più o meno straconvinti che una Pro sia dietro l'angolo, un'eventualità che alla fine non si è mai avverata e che ora più che mai sembra altamente improbabile. Però, sottolineo, sembra. E comunque, se anche si avverasse, ciò non toglie che acquistare Switch nel 2023 è una scelta che garantisce accesso a un catalogo sconfinato che ha ancora molto da dire, soprattutto nell'anno futuro. Quindi, nel decidere se acquistare o meno una Switch nei prossimi mesi, non decidete ragionando su quello che potrebbe accadere da qui a maggio o da qui a novembre, ma semplicemente se la console che avete puntato si sposa bene con i vostri gusti da gamer. E se magari avete ancora qualche dubbio e vorreste approfondire un po' la libreria di Switch, beh, sul canale trovate un'infinità di video e di approfondimenti su Nintendo, la console ibrida e tutto il suo catalogo. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per saperne cosa ne pensate di Switch Pro, dei rumor messi in circolo da Digital Foundry e soprattutto cosa vi aspettate dal 2023 targato Nintendo. Vedremo una nuova console? Fatemelo sapere nei commenti, ma nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro, Michele Pro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Canale noto per le disamine tecniche. Disamine. Il canale noto per le analisi tecniche.